ragazzi, benvenuti nel quarto episodio di Life is Strange, il primo episodio della serie. Nello scorso episodio siamo stati a casa di Chloe interamente, abbiamo fatto talmente tante cose. Adesso ci siamo fatti una passeggiata insieme a Chloe, che si è andata a perdere più là, e abbiamo scoperto che questo luogo in cui ci troviamo adesso è lo stesso in cui ci siamo svegliati nel nostro incubo all'inizio. Intanto ci ha riscritto coso Warren. Che cacchio vuoi, Warren? Aspetta. Ciao, Terra chiama Max. È il tuo cavaliere Warren che parla. So che eri preoccupata per me. Mamma mia, gli schiaffi che ti darei, Warren. Ti devo un favore, grazie per oggi. Ti chiamo più tardi, ok? Promesso. No, devi ancora parlarmi del tuo segreto. Oh, ma questo è proprio peggio di una piaga mortale. Aspetta, però c'era il simbolo di un altro messaggio. Siamo sicuri? O è quello standard? No, no, è quello normale dei messaggi. They can always escape. Esatto. Questo che cazzo è? A tree haiku? How pretty. Beh, sarà tipo una poesia scritta sul tronco. I graffi. How long has that been here? Devo fare una foto? No, il falò. Vabbè. Andiamo da Chloe, che è lì, poveraccia. Si sta addormentando sulla panchina. Però dai, esploriamo un pochino così. Che cacchio ne so. È brutto lasciarlo così. Faro. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Un altro graffito, ma non c'era da fare tipo. The Bigfoots are everywhere. Bigfoot sono ovunque, niente, ho zero, è tutto chiuso, non c'è niente. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Ah, non lo so, secondo me è il cervo la cerva che abbiamo visto prima, di sicuro. Il cerbiatto. Sì, è un cerbiatto, no? Sì. Beh, Chloe, non c'è un cazzo qua, parliamo con te. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Sei di buon umore. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Avrei dovuto fargli una foto. Ha dato di matto con Kate. Andiamo. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Volevo. You know, I wanted to, but I realized I have enough mystery in my life. I'd like to find out. I bet he's got some serious porn in there. Ugh. Good thing he didn't look. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Qual è il segreto di Nathan? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time.
Mamma mia. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. E Nathan? So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Che casino. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Chiamiamo la polizia. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal, and I'm sure it's useless. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Eccoci di nuovo! Il cerbiatto. Buona, ma così a caso? Cioè, stavamo parlando un minuto prima e adesso siamo di nuovo qua. Puoi correre, Chloe? Sì. Is Chloe Max. Still up there? I have to find out. Ma Dio stai. C'è il cerbiatto, dobbiamo seguire il cerbiatto. Porca troia. E vabbè, ma se mi cadono così di proposito, io non posso farci niente. Dai, ti seguo, dai. Era meglio se potevo cavalcarlo. Ok, ok, ok. Dai che ci sono, dai che ci sono, eccomi. Sono qua. Oh my lord! The tornado is back! No, ancora no, di nuovo no, di nuovo no! Ok, Amaron. Sì, ma devi andare, devi stare anche un po' calmo delle volte. E io come faccio a toglierlo? Ok, vai, vai, Chloe! Ma che ti chiamo Chloe se ti chiami Max? Giornale. Leggi. Che giorno è? October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Alla faccia, ragazzi. Oh no. Ma quindi tutta la storia si svolge in 4 giorni? Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class.
when I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. Lola. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Neve a caso. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ok. Diciamo che l'ultima sessione ti lascia i brividi addosso, eh? Quest'ultima sessione da quando c'è il tornado e questo dialogo con loro. Questa canzone, vabbè. Cioè, non so se si vede, ma vabbè. No, è troppo bello, ragazzi. C'è paragone. Povera Kate. Col bong. Ma qua c'è cosa, lì Victoria. La porciona. Il preside. Il birillo. Ah, c'ha la testa come un birillo. Professor Jefferson. Qua c'è il coglione numero uno. La scena misteriosa. Rachel. È lì dentro Rachel, in quel fascicolo. L'hanno tagliata. Chrysalis. E ho finito il primo episodio. Ragazzi, è finito il primo episodio. Gli altri ci sono. Ok, vabbè, adesso non è che mi metto qua, eh. Oh, hai denunciato Nathan. E l'hanno fatto il 66% delle persone. Hai consolato Victoria. E l'ha fatto tantissima gente. Sei intervenuta per aiutare Kate, l'82%. Ti sei presa la colpa per Chloe, il 32%. Ma dove potevo nascondermi? Sotto al letto no. Nell'armadio no, mi buttavo dalla finestra. Che cazzo? Poi vabbè, ho fatto tutte le cose. Credo di sì, non ho... Non hai letto le cartelle di David. Non hai lasciato tracce. Ok. Non hai rotto la palla di neve di Chloe. Hai lasciato morire l'uccello. È detta così però. Non hai scritto su un camper sporco. Non hai toccato la foto di Victoria. Vabbè, adesso se mi mettevo lì a fare tutte le cose non finiamo più, eh. Volevi, secondo episodio? No! Cioè, no, ragazzi, perché secondo episodio... gioca episodi. Episodio 2... Lo devo acquistare. E costa 50 euro. Vedete, 499 euro. Chi ce li ha tutti sti soldi? Non si può. Altrimenti posso comprare il Season Pass... 12,74 euro. Quindi quanti episodi ci sono in tutto? Aspetta, c'è il primo, che è gratuito, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Volevi 12 euro. Ragazzi, io vedrò se comprarlo o no. Io il gioco l'ho già finito su PC. A qualità bassa, tutto basso, perché altrimenti mi laggava come...
Però l'ho finito e ci ho giocato. E quindi so tutta la storia. Mi piacerebbe portarlo sulla 360, perché su una 360 it's very molto meglio. Però boh, non lo so. A me è piaciuto, è stata una bella esperienza. Spero di che vi sia piaciuto. E porterò qualcos'altro sicuramente. State tranquilli. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao.